stabile la crescita dei contagi da coronavirus in provincia di Cremona, dove si registrano 6 nuovi casi, 0 invece decessi. È stata fissata al prossimo 14 luglio la data della sentenza a carico di Roberto Formigoni, l'ex governatore della Lombardia accusato di corruzione e turbativa d'asta su un presunto giro di tangenti nella sanità. I giudici emetteranno sentenza anche nei confronti degli altri 2 imputati del processo cremonese, cioè l'ex direttore generale dell'ospedale di Cremona, Simona Mariani, e l'ex direttore generale dell'assessorato alla sanità, Carlo Lucchina. Il turismo riparte a Venezia e con esso riprendono gli episodi di cafoneria con i tuffi in Canal Grande. 2 turisti stranieri, probabilmente tedeschi, si sono tuffati ieri pomeriggio nella principale via d'acqua cittadina dalla zona dell'Erbaria e dopo aver nuotato sotto il ponte di Rialto sono spuntati dall'altra parte sulla riva del Vin. Il medico di Porto di Ancona, dottor Francesco Balestra, ha concesso ieri la libera pratica sanitaria alla nave Costa Magica conseguente alla evacuazione il 30 maggio di tutte le persone risultate positive al Covid-19. Costa Magica è dunque a questo punto libera di mollare gli ormeggi. Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei 6 milioni e mezzo, è quanto emerge dal conteggio aggiornato dell'Università Americana John Hopkins. I dati pubblicati dall'Ateneo indicano ad oggi un bilancio di 6.511.696 contagi accertati, inclusi 386.073 morti. Almeno 90 persone sono state arrestate stanotte a New York nelle proteste per la morte di George Floyd, lo riferisce la polizia locale, precisando che le manifestazioni sono state relativamente calme e senza saccheggi. Martedì notte erano stati arrestati 280 dimostranti. Scenderà in campo per prima la Cremonese che mercoledì 17 giugno sfiderà l'Ascoli nel recupero della 25esima giornata originariamente prevista per lo scorso 22 febbraio. La decisione è stata assunta dall'Assemblea della Lega di Serie B. Si possono correre gli 800 metri interamente in corsia oppure si possono correre a cronometro con partenze distanziate di 8 secondi. A dare il via libera, fa sapere con una nota la Federazione Italiana di Atletica, è stato World Athletics, il massimo organo mondiale dell'atletica leggera.